La politica deve guardare avanti e deve andare oltre le contingenze per dare una risposta di lunga lena e di ampio respiro. Dal tuo vertice di osservazione e di azione della commissione antimafia, come vedete la Lombardia anche in relazione a quello che succede nelle altre parti d'Italia? Sì, grazie. Io ringrazio Ciconte, Davide, Nando, con cui ci incontriamo spesso in questo periodo. Io voglio dire innanzitutto e rivendicare che in questa legislatura, dopo 50 anni di commissione antimafia, abbiamo deciso di fare della questione delle mafie al nord una questione centrale, prioritaria, perché c'era bisogno di capire. Abbiamo chiesto a Nando, all'Università di Milano, di mettere insieme dati, studi, di costruire un rapporto, di capire, e sono venute e stanno venendo emergendo dati interessanti e importanti, perché io penso che una cosa sia emersa e che vada sottolineata di nuovo: il tema è che noi viviamo in una società al nord assolutamente impreparata ad affrontare il tema delle mafie, che non conosce le mafie al nord, che si una società lombarda che ha, lo diceva prima Nando, in mente degli stereotipi, che la mafia al sud è la coppola, la lupara, eccetera eccetera, al nord è appunto il picciotto con la valigetta che arriva e porta a piazza affari dei soldi. In realtà, se si mettono insieme, come fa Gian Piero bene e come ha fatto Nando con i suoi collaboratori nei rapporti che stanno producendo, è molto diverso da questo. Io voglio partire da una domanda retorica. Gian Piero comincia il suo libro parlando delle due segretarie di Perego che per un lungo periodo vedono improvvisamente arrivare questi calabresi e si domandano perché, si domandano che cosa sta succedendo. Io non sono sicuro che se succedesse la stessa cosa oggi in una azienda come la Perego, quelle segretarie riuscirebbero a capire meglio che lì sta succedendo qualcosa legato alla criminalità organizzata. Se è così e se ho ragione io, vuol dire che abbiamo molto da fare per raccontare e spiegare che cos'è l'andrangheta e cosa sono le mafie al nord. Lo dico perché io penso che il tema non è Lombardi che dice che la mafia non esiste, piuttosto che Maroni che dice che la mafia non esiste. Io penso che il tema sia che non c'è in questa parte del paese la percezione che la criminalità organizzata, l'andrangheta in particolare, sono non infiltrate nell'economia, ma si sono insediate nella nostra economia, che si sono insediate nei nostri territori. Non le vediamo, abbiamo appunto uno stereotipo di che cosa sono le mafie, l'andrangheta, che non ci consente di capire. Oggi la mafia, tutte le inchieste di questi mesi, quelle di cui parla Gian Piero, ci raccontano di qualcosa che ha abbandonato spesso, quasi sempre, l'aspetto militare, che contrariamente agli Spada e Casamonica, che fanno della loro presenza sui territori e della visibilità della loro presenza sui territori
un punto di condizionamento, perché se faccio il funerale così vuol dire che io sono forte, più forte dello Stato. Se io faccio la foto con i due attori importanti, vi dico, io non ho paura. Gli Spada esistono e hanno un regno sul litorale laziale. Qui si mimetizzano, si nascondono, vivono nei comuni piccoli, aggrediscono l'economia legale, cercano l'accettazione sociale, fanno porto via un po' di nozioni che dando già, fanno lavori umili, quasi tutti Nando, nel loro studio hanno fatto l'elenco delle professioni dei capi delle locali che sono stati arrestati nelle diverse inchieste al nord in questi, e fanno i lavori dal parrucchiere, l'ospista, mandano le mogli a lavorare la mattina a servizio nelle case. Cioè noi che la mafia, l'andrangheta, la criminalità organizzata possa essere questa cosa qua, o lo spieghiamo o se no nella percezione neanche chi è affezionato alle fiction e ai serial televisivi che parlano di mafia capisce che cosa, che siamo di fronte a un fenomeno molto, molto radicato. Ce l'hanno raccontato assolutamente le inchieste di questi anni. Sapete che possono contare su una zona grigia che si allarga sempre di più e si è allargata sempre di più, perché le cose che venivano dette, cioè che sono gli imprenditori che cercano la criminalità organizzata, pensando poi di rimanerne magari indenni, hanno bisogno del prestito, hanno bisogno del recupero crediti, e poi si trovano invischiati, si trovano l'azienda portata via. Hanno un metodo dal punto di vista della forza economica attento, conquistano la grande impresa, la Perego è raccontata bene, ma anche al centro di tutto l'inchiesta Emilia c'è una grande impresa edile che viene occupata dall'andrangheta e diventa la grande centrale appaltante che consente di distribuire lavoro alle diverse società che fanno riferimento alla criminalità organizzata. Io penso che noi di tutto questo non abbiamo sufficiente percezione al nord, e questa va costruita. E l'altra percezione che manca è la pericolosità, perché l'idea è, non sparano o sparano poco, sparano poco, non sparano, non mettono le bombe, a parte sì, le bombe penso a Capaci, penso a, cioè non fanno le stragi, quindi in realtà io credo che noi dobbiamo sapere che c'è un tema, perché se una parte della nostra economia viene infiltrata in questa maniera, si insedia dentro i gangli della nostra economia, condiziona la nostra economia una forza criminale che trae i propri capitali dai traffici che sappiamo, e c'è un problema per la nostra convivenza, per la nostra democrazia, per le nostre libertà, a parte il fatto che tutte le inchieste ci dicono che magari non sparano, però gli arsenali ce li hanno, non sparano perché non gli serve sparare, o magari non gli conviene sparare, però gli arsenali li hanno, e se serve, se serve li usano. Ecco,
Di fronte a tutto questo, intanto la politica deve capire e deve essere alla testa di una battaglia culturale, civile, di ha ragione Nando, cioè bisogna dare la percezione e l'idea di quanto è pericolosa, di quanto è un problema e di quanto bisogna occuparsene, bisogna occuparsene molto più di quanto ce ne stiamo occupando, o almeno più di quanto puntiamo i riflettori, anche l'informazione. Ha ragione Davide, anch'io sono rimasto colpito dal fatto che in 2 settimane ci sono stati due, una bomba e un altro incendio in due locali. L'unica discussione che ho visto sulla stampa è stata che bisognava essere sicuri se era, che fosse doloso, e, ma dopodiché che dietro potesse esserci racket, potesse esserci usura, potesse esserci criminalità organizzata, l'ho letto davvero in pochissimi posti e su pochissimi media. Dopodiché bisogna fare delle norme. Noi abbiamo fatto delle cose in questa legislatura, cose che ci portano avanti anche rispetto a temi che hanno riguardato questa parte del paese. Il 416 ter, punire il voto di scambio, voti in cambio di favori e non di denaro, perché prima era punito solo in cambio di denaro, è importante. Se pensiamo che il sindaco di Sedriano non è accusato di voto di scambio, nonostante abbia, perché è successo prima, nonostante abbia in cambio di voti praticamente messo il comune a disposizione dell''ndrangheta, e Cosentino decideva quell'appalto a chi doveva andare rispetto agli equilibri delle locali che insistevano su quel territorio, il fatto che quella cosa lì non fosse punita è un problema, oggi è punita, così l'autoriciclaggio. Così credo che abbiamo messo, non condivido le cose dette oggi dal Presidente della Società Nazionale dei Magistrati, io credo che la legge sulla corruzione sia una buona legge, che finalmente punisce in maniera significativa un reato che in questo paese è gravissimo ed è un reato che apre spesso le porte alla criminalità organizzata. La costituzione di ANAC, dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione, che consente, che finalmente, a cui poi abbiamo dato ulteriori poteri recentemente, che finalmente consente di fare azione preventiva sugli appalti, piuttosto che l'introduzione nel codice penale dei reati ambientali con cui le criminalità organizzate, a confidenza, si ricordava prima, lo faceva Ciconte prima, che i rifiuti, queste questioni sono questioni su cui la mafia, e ora stiamo facendo una revisione del codice antimafia, perché c'è il tema anche di migliorare la legge sui beni confiscati. In particolare, voglio solo anticipo, nella legge di stabilità finalmente si istituisce il fondo per dare credito e sostenere l'innovazione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. Grande problema che avevamo, perché troppo spesso quelle aziende chiudevano perché il credito veniva immediatamente chiuso dalle banche nel momento in cui venivano sequestrate, e si dava un messaggio ovviamente drammatico ai lavoratori, ma complessivamente alla società un messaggio negativo: lo Stato non riesce a fare quello che invece le mafie facevano. Ecco, io credo che ci siano molte cose da affrontare, però il tema penso che sia intorno. Io credo che la politica deve anche attivare i meccanismi, la società deve attivare i meccanismi, l'informazione, le professioni, attivare tutti i meccanismi per cui
dalla segretaria della Perego al consigliere comunale ad altri, riescano a leggere le spie della presenza, sapendo che quella presenza c'è. La cosa che raccontava Davide su il corso di formazione ai dirigenti su questo, e anche la politica deve fare il suo, anche la politica deve essere capace di guardare le spie e di mettere e di alzare la diga. A noi non può più succedere, come è successo in questa regione, che noi candidiamo ed eleggiamo un 'ndranghetista che poi diventa protagonista di una brutta vicenda che porta ad arrestare il sindaco di Malmadrealto, perché all'ultimo momento si è sfilata dalla lista una signora che, non sapendo chi mettere, abbiamo messo questo. Questo non deve e non può più succedere. Bisogna anche sulle liste avere un'attenzione, una capacità. Anche noi dobbiamo sapere che c'è, che il problema c'è, che il rischio c'è, e che chi lo dice non è un esagitato giustizialista ossessionato. Io non penso che tutto sia mafia, non penso che tutto sia 'ndrangheta, penso che la 'ndrangheta ci sia. Dobbiamo saperlo e dobbiamo fare in modo di vedere quando c'è e di colpirla e dare tutti un contributo per colpirla.